Domenica 2 aprile alle 10:15 presso la chiesa di Santa Chiara a Carpi è partita la processione nella Domenica delle Palme, con arrivo in cattedrale. A presiederla è stato il vescovo Erio Castellucci, che a seguire, sempre in cattedrale, ha celebrato la Santa Messa. Come da tradizione, nella ricorrenza di questa domenica, la chiesa di Carpi, insieme alle sorelle Clarisse del monastero in Corso Fanti, fa memoria della vocazione di Chiara d'Assisi, che appunto nella sera della Domenica delle Palme del 1211 lasciò la casa paterna per consacrarsi a Dio nella sequela di San Francesco. Una brevissima eco all'impressionante racconto della passione di Gesù che concentra tanti sentimenti e tanti atteggiamenti. Mi ha colpito in particolare un passaggio. Tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Tutti i discepoli lo lasciano solo in quel momento per il quale li aveva preparati per anni. Gesù affronta il passo finale della sua vita in completo isolamento, provando la sofferenza più grande che un essere umano possa provare, sentirsi abbandonato da tutti. Addirittura sulla croce proverà anche il senso dell'abbandono da parte di Dio. Davanti a questa solitudine però non si è tirato indietro e ha continuato ad offrirsi nonostante tutto. Ci sono due atteggiamenti che intrecciano continuamente il racconto di queste ore, che si riassumono in quello di Giuda e in quello di Pietro. Entrambi, pur fuggendo, rimangono nei pressi di Gerusalemme. Giuda continua ad aggirarsi attorno al tempio, butterà lì le sue 30 monete. Pietro si aggira per la città e compare nel cortile del palazzo del sommo sacerdote, dove rinnega Gesù. Due atteggiamenti molto simili, il tradimento di Pietro e il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, con due esiti però così diversi. Giuda finisce per uccidersi e Pietro invece pianse amaramente. Come mai dallo stesso atteggiamento, il rifiuto di Gesù, la vergogna nei suoi confronti, la svendita del Maestro, emergono due esiti così contrastanti? Forse perché Giuda ha pensato che il suo peccato fosse più grande dell'amore di Gesù, mentre Pietro ha capito che l'amore di Gesù era più grande del suo peccato. Iniziando questa grande settimana, la settimana santa, è importante avere scolpito nel cuore questa convinzione. Gesù si dona nonostante tutto, bussa alla tua porta, anche quando lo tradisci, anche quando lo rinneghi. Lui continua a bussare alla tua porta. Non fare come Giuda, che tiene la porta chiusa e dispera. Fai come Pietro, che nonostante il suo peccato apre la porta e si lascia salvare.